So, without further ado, I will like now to leave you with the uh, Italian talk from Patrick. It's in Italian. Sadly, uh, we couldn't figure out um, the subtitles, but don't worry. The slides are clear enough, so we can we can follow it and we can maybe learn a few things about Italian. So, I hope you liked the talk. I will try it now to share the talk, and here we have it. Ciao a tutti, uh, mio nome è Patrick. Sono un developer advocate da Apollo GraphQL. Noi creiamo tool per uh, rendere la vita facile nell'utilizzo di API GraphQL e nella creazione di API GraphQL. Oggi vedremo come possiamo creare. Un API GraphQL utilizzando uh, Apollo Federation e Strawberry GraphQL. Strawberry GraphQL è una libreria Python che ho creato qualche anno fa, uh, che prende, permette di creare API GraphQL usando Python in modo diciamo, molto semplice, utilizzando una sintassi che è molto Pythonica e utilizzando una feature re relativamente nuova di Python che sono uh, i type quindi la possibilità di definire i tipi per ogni uh, oggetto in Python. Ok. Prima di vedere un po' cos'è Apollo Federation, perché dovremmo usarlo, voglio fare un piccolo recap su cos'è GraphQL. È comunque una tecnologia abbastanza nuova, e, specialmente in Python, non, non c'è molto utilizzo, almeno diciamo in comparazione con REST, che diciamo, è un po' l'alternativa. Ok, um, qui stiamo praticamente parlando di, di API, API per uh, applicativi web. Quindi praticamente GraphQL è un tool che ti permette di creare uh, API per, un, uh, per, una, per delle applicazioni. Uh, per esempio quando facciamo REST avremo delle API dove c'è un endpoint per ogni risorsa. Quindi per esempio se voglio prendere un utente da un API devo fare una chiamata a slash user slash id, mentre su GraphQL gli endpoint non esistono più, ce n'è solo uno. Um, e invece di appunto, usare questi endpoint per definire cosa voglio ricevere, mando un documento tipo questo. In questo caso sto dicendo: Ah, voglio prendere un utente con ID uguale a 1 e per questo utente voglio prendere il nome. E quando il server riceve questa richiesta, la diciamo, fa il parsing, la valida e poi cerca di prendere i dati dal, uh, da, appunto, da, dalle sorgenti dati. In questo caso, appunto, ritorna esattamente quello che abbiamo richiesto. Quindi l'utente con il nome e, e basta. E questa è una delle, diciamo, delle potenze di GraphQL, tra poco vedremo un esempio un po', leggermente un po' più complesso e capiremo perché diciamo, è una valida alternativa a al REST. Um, come funziona? Presente noi abbiamo un client che fa una chiamata di solito post, può essere anche get, a un endpoint che è appunto di solito uh, slash graphQL e manda un documento tipo appunto quello che abbiamo visto prima. L'API La, GraphQL lo riceve, lo valida, e poi va a prendere i dati da database o quello che è. Una cosa importante da notare è che GraphQL non, non ha nessun requisito su dove i dati esistono, funziona con qualsiasi cosa. Eh, come vedremo dopo sono prende delle funzioni Python che ritornano questi dati, quindi i dati possono essere su un DB, possono essere anche in un altro API, possono essere in memoria, eccetera. Poi una volta che appunto, il server ha fatto il suo lavoro, Uh, il client riceve um, esattamente i dati che, che abbiamo richiesto. Andiamo a vedere un esempio di, di come funziona GraphQL. Allora, io ho creato un'API um, uh, simile a quella che abbiamo visto qui. Uh, questo tool si chiama Apple Explorer, prende, permette di, um, di testare velocemente delle API GraphQL uh, usando questa interfaccia che. Quasi come fosse vi escono in un certo senso. La um, cosa carina è che ti permette anche di fare l'autocomplete. Quindi, per esempio, adesso uh, voglio prendere l'utente, per l'utente voglio prendere il nome, uh, e poi devo passare un, 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 un ID. Questa sintassi qui è la sintassi estesa di GraphQL: prendo, stiamo dic dic dicendo che voglio fare una query, quindi un tipo di operazione di tipo query. Um, ho queste variabili, quindi ISORAD di tipo ID. Eh, e poi questo user ID viene passato giù uh, qui con questo diciamo, placeholder, e poi posso usare un JSON per passare le, le variabili separatamente da, dalla query. Ok, quando eseguo questa operazione, il server mi ritorna esattamente uh, ciò che ho richiesto. Se provo, per esempio, a chiedere l'età, eseguo questa operazione, mi viene ritornato anche quello. E questo funziona per tutti i campi che esistono su. Um, su, questo, su questo utente quindi per esempio posso anche prendere gli articoli e non mi devo preoccupare uh, di nessun endpoint diverso praticamente tutto viene eseguito per me um, ora vedremo un po come funziona uh, proprio uh, diciamo dietro le quinte diciamo così um, in pratica ogni API graphQL ha uno schema e questo schema definisce tutto ciò che è disponibile Uh, Nell'API, quindi tutti i campi, tutti i tipi che possiamo ottenere. Quindi in questo caso un'API simile a quella che abbiamo visto ora, un po' più semplificata magari, uh, è come questa: quindi abbiamo un tipo, di, un tipo utente che ha un ID, che è di tipo ID, e questo punto esclamativo significa che, uh, che questo ID è, è sempre presente, quindi non sarà mai nulla. Il nome è di tipo stringa, sempre presente, e l'età è di tipo intero, sempre presente. E poi abbiamo un tipo diciamo, speciale che è il tipo query, eh, dove c'è un, un singolo campo user che accetta un argomento ID obbligatorio e ritorna a un user, uno user che non è però obbligatorio, perché se tipo non esiste un utente in quell'ID ritornerà nulla. E poi, come possiamo vedere, se faccio questa query, il campo user va dal tipo query, il campo nome va dal, uh, dal tipo user perché il il campo, campo user, ritorno un tipo user. Uh, come dicevo, questo tipo qui è speciale perché i, il nome query è importante in GraphQL perché prende, stiamo dicendo che tutte le query, quindi tutte le operazioni di lettura, i, tutti i campi che cerchiamo di prendere da quello, diciamo, dal, dal root, dalla radice, vengono da questo tipo query. Infatti uh, spesso viene chiamato anche come root type. Quindi come possiamo vedere, questo campo di diciamo, primo livello, la sorgente è, il, è la query. Infatti se vediamo qui, andiamo a leggere la documentazione qui a sinistra, possiamo vedere che ci sono dei root type e query è il nostro root type, ed è quello che stiamo usando in questo momento. Esistono anche altri root type, che sono mutation e subscription. Mutation viene usato per fare qualsiasi cosa che ha dei side effect, quindi creare un utente, cancellarne uno e così via. Subscription è per uh, diciamo, registrarsi a dei, a degli eventi e ricevere aggiornamenti in tempo reale su quell'evento. Ok. Um. La cosa bella di GraphQL è che essendo tutto uh, tipizzato, noi prendo, possiamo sapere quando facciamo una richiesta, possiamo so sapere cosa viene ritornato. Per esempio, in questo editor qui, anche facendo l'Over sulle varie cose, ti dice cosa uh, viene ritorn ritornato. E se provo a a cercare di chiamare un campo che non esiste, ho già un, un, un errore qui. E se provo a eseguire questa query ci sarà un periodo di valid... uno step di validazione che apparentemente blocca tutte le query che non sono valide. È stessa cosa se proviamo a passare a un parametro sbagliato oppure a un tipo sbagliato. È molto, molto figa questa cosa. E questo potrebbe essere un po' simile a. A Open API per API REST, però è la differenza tra GraphQL e REST è che questo, lo schema è la base di GraphQL, senza lo schema non funzionerebbe. Um, ed è molto figo, perché, appunto, avendo questa, questa solida fondazione, sotto praticamente ci sono un sacco di tool che sono nati che fanno uso dello, sch dello, dello schema per semplificare la vita degli sviluppatori. E uno di questi tool è Apollo Federation. Nell'API che abbiamo, fatto vedere, eh, abbiamo visto prima, praticamente noi stiamo appunto facendo la query a un singolo monolita. Però, se vogliamo aggiungere um, dei, dei microservizi agentivi diventa un po' complicato gra con GraphQL, perché mentre sul REST questa cosa diventa facile. Quindi, per esempio, abbiamo un gateway che ha due API, um, e per esempio vogliamo fare che ogni volta che prendiamo i dati dell'utente usiamo un API quando. Um, Prendiamo l'API e i dati del blog, usiamo un'altra API o un altro microservizio. Um, il resto possiamo usare URL. In, in GraphQL questa cosa non è più uh, fattibile, almeno non è così facile. E, e praticamente GraphQL ha. Um, Apollo Federation ha, è nato proprio per risolvere questo, questo problema di GraphQL. Non esiste un modo semplice per diciamo, combinare più API in una. E. Prende, diciamo che la nostro, il nostro obiettivo è prende, replicare quell'API che vi ho fatto vedere prima uh, dove prendiamo un utente e poi per l'utente possiamo anche prendere gli articoli che sono stati scritti e prende noi avremmo idealmente un tipo, un, uno schema tipo questo, quindi c'è il tipo utente che ha i campi che avevamo prima però anche un campo per gli articoli che però viene dall'API dall del blog e, poi c'è un tipo articolo che che comunque viene anche dal, dall'API del blog e poi nella, nella query abbiamo due campi user e articolo user dovrebbe venire dall'API del user e articolo dovrebbe venire dall'API del blog um, e, un modo per fare questo um, è appunto usando Apollo Federation e creando due API GraphQL quindi ce n'è una per gli utenti e una per il blog e dividiamo queste API in... Uh, um, appunto in base ai dati che ci sono quindi per esempio per gli utenti abbiamo l'API che avevo messo prima prende un tipo utente con id nome e età e poi un tipo query con uh, l'unico campo che è quello dello user poi per il um, blog abbiamo un tipo articolo abbiamo un tipo utente e un tipo query una cosa da notare qui è che questo tipo è praticamente sim molto simile al tipo qui però ha solo le informazioni che sono necessarie per questo servizio. Um, come possiamo vedere, l'unica cosa che ci serve sapere nel, nel microservizio de, de, del blog è uh, l'ID dell'utente, e poi la lista degli articoli siamo noi a, a, a ritornarla basata sul, uh, sull'ID dell'utente. Ok. In teoria questi due pezzi sono ciò che ci permettono di combinare uh, le nostre API usando Apollo Federation. Um, però c'è un, uh, un pezzo mancante. Mentre Apollo, Apollo Federation non, fa nessun, uh, um, non ha nessun diciamo, preconcetto di come funzionano le, le, le API, um, quindi, ha bisogno, che, ha bisogno che noi definiamo delle entità che sono prente dei, dei tipi GraphQL che possono essere estesi e condivisi tra, tra, le va tra i vari servizi. In questo caso, noi abbiamo un tipo utente che è definito appunto sia nell'API degli utenti, sia nel blog. Questo è un ottimo candidato uh, per diventare un'entità, perché prende quello che stiamo definendo è che abbiamo una base qui, qui a sinistra, negli utenti, e poi abbiamo un'estensione um, qui nel, nell'API del blog. E per fare tutto ciò, per definire questo tipo come un'entità, possiamo usare il, una direttiva. Questo prende un. Um, è una feature di GraphQL che ti permette di aggiungere come se fossero delle annotazioni a tipi, campi, eccetera. In questo caso, stiamo dicendo: vedi, questo tipo utente ha una chiave dove il, uh, il campo ID, come se fosse una chiave primaria su un database. E facciamo la stessa cosa su, um, sul, sull'API del, del blog. Probabilmente, poi Apollo Federation usando il, il router o il gateway. Um, si occupa di combinare queste due API in una singola API. Quindi, prende, appunto, facendo la combinazione di queste due API abbiamo esattamente l'API um, che volevamo avere. Ok, vediamo un attimo queste cose in pratica. Noi prendiamo l'API che abbiamo usato prima, questa qui, è in realtà, già sta usando uh, Apollo Federation. Se noi andiamo a vedere qui in Explorer abbiamo la possibilità di vedere, la possibilità di vedere i, i subgraph, che sarebbero le singole uh, parti di questo grafo. Quindi c'è un API per il blog e un API per, per il user. In Schema qui possiamo vedere l'SDL, che sarebbe la definizione del, um, della nostra API. Questa è l'API completa, come possiamo vedere è esattamente quello che ci stavamo aspettando prima. Quindi c'è tipo articolo, il tipo user e poi c'è la query con articolo e user, e lo user ha anche gli articoli. Una cosa interessante è che questi, questa è la, la composizione di questi due subgraph, quindi se noi andiamo a vedere user per esempio, vediamo che c'è il tipo user, con la chiave che abbiamo definito prima, e di nome e età, però non c'è il, il campo degli articoli. Il campo degli articoli è definito qui, quindi abbiamo questo tipo user di nuovo, dove c'è solo l'ID e il campo per gli articoli. Um, queste cose qui, schema, link, uh, entities e service, sono delle, um, delle, dei campi che sono definiti per, per Apollo Federation, però sono dei campi che non, di cui non abbiamo bisogno di diciamo, preoccuparci. Per esempio, usando Strawberry o altre librerie che supportano Apollo Federation, sono creati automaticamente e servono per. Uh, per Apollo Federation per, per funzionare. Magari, se abbiamo tempo, farò vedere un esempio di come sono usate. Ok, adesso ritorniamo qui. Allora, se io faccio uh, questa API, uh, questa chiamata all'API, qui, quindi prendo solo cioè, un utente, prendo solo il nome e l'età. Um, conoscendo l'API, sappiamo che questi dati vengono dal, dal servizio degli utenti. Quindi, possiamo vedere qui con la query plan. Possiamo vedere che stiamo facendo. Prendo una singola fetch agli utenti. Quindi il nostro router, ciò che sta in fronte, fronte alle nostre API, sta solo contattando le API degli utenti. Appena aggiungiamo uh, gli articoli. Quindi prendiamo per esempio l'ID dell'articolo, possiamo vedere che ci sono uh, più chiamate adesso. C'è una fetch, user, quindi prendiamo lui, il singolo utente che abbiamo richiesto. E poi andiamo in blog e prendiamo tutti gli articoli per questo utente, e poi c'è un'operazione di, uh, diciamo, merge di tutti, tutti i dati. Quindi, secondo questa API uh, possiamo vedere che appunto c'è. <coughs> ci sono tutti questi dati che però sono combinati tra, tra più tra più servizi. Un'altra um, cosa molto interessante è che praticamente questo. Um, questo router, il query plan che fa, non è un query plan banale, ma è ottimizzato in base a ciò che viene richiesto. Se io provo qui a prendere un singolo articolo, con uno slug, uh, magari tipo log, e prendo il, il titolo, possiamo vedere che qui le operazioni non sono più sequenziali, ma ci sono delle operazioni in parallelo. Apparentemente questa operazione qui è fatta allo stesso tempo di questa operazione. Um, questo ovviamente per ottimizzare diciamo, i tempi in cui, um, in cui questi dati vengono, vengono presi um, ma anche perché questa questa operazione qui quest e quest'altra quest operazione non hanno dipendenza tra di loro quindi possono essere eseguite in parallelo quindi poi se le seguo uh, posso vedere esattamente i, uh, i dati che, che ho richiesto ok spero sia stato chiaro Adesso vediamo un attimo come, um, uh, come implementare questa, questa API usando, usando Python e Strawberry. Allora, finora noi abbiamo visto qualcosa di questo tipo, che prende eh, lo schema definition language, o chiamato comunemente SDL. In, uh, in GraphQL ci sono due modi per creare API. La prima è usando l'SDL. Quindi noi definiamo il nostro schema e lo scriviamo proprio a mano, così come è, com è scritto qui, e poi usiamo delle librerie per associare ogni campo con delle funzioni Python, in questo caso, che sono chiamate resolver. E questo qui è, presente, è, è un, che si chiama, un modo di sviluppo che si chiama schema first, um, dove prende noi appunto scriviamo prima lo schema e poi lo associamo al, al codice. Il problema di questo approccio, o problema meno per me, è che praticamente stiamo scrivendo un sacco di codice, um, un sacco di tipi, che però non siamo più in grado di riutilizzare in Python. Um, in Python, da un po' di tempo, c'è la possibilità di poter aggiungere dei tipi a parametri, variabili, tipi di ritorno, eccetera. Quindi, per esempio, in questo caso, io sto dicendo che questo gay user accetta un, um, un ID di tipo ID ritorna un o user oppure none. Il problema è che questo user qui noi l'abbiamo definito in GraphQL con, con l'SDL, però non l'abbiamo definito in Python. Quindi dovremmo avere un'altra classe qui dicendo: ah, vedi, questa è una class uh, user che ha questi campi, eccetera, che è un po' uh, non il massimo, perché appunto stiamo, um, non stiamo usando i vantaggi di Python che è la possibilità di uh, scriverlo direttamente. Um, e per questo uh, motivo io preferisco utilizzare un approccio che è CodeFirst, dove il co scrivi codice e poi dal codice generi NestDL. Um, la cosa bella di Python è che la sintassi per definire tipi è molto simile a GraphQL, quindi um, diciamo che non è molto diverso, oltre che questo è molto facile convertirlo in Python. Infatti, come vediamo qui per esempio il tipo utente, um, Possiamo vedere che abbiamo una classe utente dove c'è un ID, un nome age, e questa sintassi qui con i due punti ci permette di definire il tipo di questa proprietà. Poi la, la parte, diciamo, magica, tra virgolette, è tutta fatta in, con questo decorator che prende, converte questo tipo in un tipo grafico e, e anche aggiunge delle, delle utilità tipo il costruttore eh, e altri metodi. Poi per aggiungere uh, i resolver, possiamo usare uh, quest'altra funzione che è strawberry.field, dove passiamo un resolver, che è una funzione Python, e poi prende strawberry, va a leggere tutti gli argomenti definiti sulla funzione e li passa lo schema. Quindi una volta definito uh, questo qui avremo uno schema uh, che è esattamente quello che ci, ci aspettiamo uh, qui. Quindi prende questi due sono, sono equivalenti. che. Prende qui stiamo definendo tutto in Python e non abbiamo bisogno di duplicare nessun, nessun codice e, e poi utilizzando tool come MyPy, PyWrite uh, prende ogni volta che utilizziamo questi tipi abbiamo una un maggiore confidenza sul, sul nostro codice perché sappiamo che uh, per esempio se io insomma, metto age, metto 123 come stringa uh, avrò un errore qui che è molto comodo, ha risolto un sacco di piccoli bug che, che capitano spesso. Ok, ora noi abbiamo visto un po' appunto come creare queste API con, con Python, Strawberry, letteralmente è tutto qui, questa è un'API funzionante. L'unica cosa è che questa API non è un'API che funziona per, per Apollo Federation, perché come dicevo su, um, per Apollo Federation abbiamo bisogno di queste direttive e queste direttive sono molto semplici da definire in... In, nello SDL perché appunto sono una parte della loro sintassi um, in, in strawberry ci sono c'è una c'è prende un metodo un, un parametro di, del tipo dei campi cioè dove possiamo passare una lista di dire, direttive per esempio così quindi qui per esempio dovremmo passare una direttiva chiamata key uh, con un uh, field che è uguale a di Um, però questa cosa è un po' scomoda perché noi comunque stiamo usando codice python e, um, e comunque Apollo Federation like, utilizzare le chiavi è una cosa molto comune uh, quindi abbiamo creato una versione semplificata di quello che abbiamo fatto vedere con il uh, decoratore uh, chiamato strawberry.federation.type che accetta un parametro uh, quindi questo ti permette di fare la stessa cosa che abbiamo definito qui Uh, una sintassi abbastanza leggera e, e spero semplice da capire anche um, poi l'ultima cosa che dobbiamo fare è modificare questo schema e farlo diventare uno schema che funziona con Apollo Federation come vi ho fatto vedere ci sono dei campi aggiuntivi e dei tipi aggiuntivi uh, che vengono creati automaticamente nella per poter far funzionare Federation e tutto ciò che è fatto con queste tre linee, quindi stiamo di, invece di fare uh, solveri.schema abbiamo solveri.federation.schema e poi dobbiamo abilitare Federation 2, che è la versione nuova di Apollo Federation, che semplifica un po', un po di cose. E probabilmente sarà il default tra um, uh, penso qualche mese. Ok. Allora, adesso voglio farvi vedere un po' il codice proprio di questa, di questa cosa, e magari vi faccio, faccio vedere anche come funziona Federation, uh, diciamo un po' dietro, dietro le quinte. Qui abbiamo una... Un queste, questa è l'API che appunto stavamo usando prima, um, è, è fatta con FastAPI e Strawberry, Apparente non c'è nulla di speciale qui, prende questo è un po' come se fosse un po' di FastAPI, l'unica cosa interessante magari è il course per far funzionare Um, l'Explorer sopra lo studio uh, però oltre, oltre questo non c'è nulla di particolare prente usiamo il router di fa, um, FastAPI API di stroberry e poi usiamo lo schema che abbiamo definito qui lo schema appunto è veramente semplice quindi c'è uno schema dove passiamo la query che il, da dove arrivano tutti i dati poi la query ha un singolo campo chiamato user che ritorna user on, on none e poi vabbè, in questo caso stiamo ritornando sempre un utente, um, con l'id che passiamo, giusto per semplificare un po' test. Però qui per esempio è dove faresti una chiamata a un database o un'altra API, per esempio. E poi il tipo utente ha, uh, prende i vari campi, e poi ha la chiave per uh, Apollo Federation. Ok, poi l'altro, uh, l'altra API, quella del blog, è print uguale, è il, uh, il boilerplate per farci è qui e poi c'è lo schema che ha qualche tipo in più, ma nulla di troppo complicato. Quindi, c'è lo schema di nuovo, c'è la query dove ritorniamo un articolo um, con un determinato slug. In questo caso, il tipo articolo è banalmente un tipo rachel E poi, dove la parte più interessante è questa qui. Qui prende, stiamo definendo l'utente dove. Abbiamo l'ID, che è questa chiave, quindi è il modo in cui riusciamo a prendere i dati per questo utente. E poi abbiamo un campo chiamato Articles che ritorna una lista di articoli, dove usa questo resolver che prende, prende uh, gli articoli per prende il determinato utente. Root è, un, uh, è una, un nome speciale in, in Strawberry al momento che prende. Ogni volta che tu passi root, gli viene ritornato il, il parent di questo campo. Per esempio, appunto il campo è Articles il parent sarà user quindi noi qui saremo in grado di uh, avere per esempio qui stiamo utilizzando author come root um, sì praticamente tutto qui una volta che abbiamo queste cose diciamo online uh, deploy possiamo andare a usare Apollo Federation per, um, uh, per combinarle insieme ci sono dei modi per farlo anche in locale, però volevo farvi vedere un po' questa piattaforma, giusto perché è abbastanza semplice uh, avere tutto online. Quindi appunto io ho fatto il deploy su questi due URL uh, e poi li ho caricati qui usando beh, questi comandi qui che sono abbastanza veloci da, da definire. Prende um, quello che succede quando si aggiunge un subgraph, uh, c'è uno step di validazione di Apollo per far sì che l'API API funziona sempre anche se noi carichiamo qualcosa che non va bene, che prende come se fosse una CI che ti stoppa uh, nel fare cose strane. Poi, beh, ci sono anche altre cose tipo il changelog che ti dice, avete ah, aggiunto un nuovo campo, eccetera, che sono molto comodi quando lavori con API uh, grandi. Ok. Una cosa che volevo farvi vedere adesso era praticamente questo uh, query plan qui. <coughs> E come funziona uh, questa parte qui? Giusto per capire un po' cosa succede. Praticamente quando eseguo quest API, uh, questa API, questa operazione, sto chiedendo un utente dal servizio di utenti e poi sto chiedendo gli articoli per quell'utente dal servizio del blog. E quando vediamo il query plan come testo, vediamo più o meno cosa sta succedendo come, come chiamate GraphQL. Quindi per esempio c'è una prima chiamata così, al servizio utenti, e ci sono due cose particolari: una è type name e l'altra id. E qui non abbiamo richiesto, richiesto l'id dell'utente, non abbiamo richiesto il type name. Il type name è semplicemente il tipo uh, di questo campo, che sarà user in questo caso, e l'id è la chiave di questa um, um, quest entità. Questa chiave e questo type name poi vengono passati al servizio del, uh, del blog per poi poter prendere gli articoli. Uh, non è forse troppo chiaro da, da vedere, quindi magari facciamo un esempio qui. In pratica questo è il mio servizio dove ci sono gli articoli, quindi qui posso prendere un articolo con slug1 per esempio, e poi posso prendere il titolo. Però per esempio qui io non ho nessuna possibilità di prendere un, un utente, quindi se volessi prendere gli articoli per uno specifico utente, ho bisogno di usare quest entità, um, questa entità, questo campo uh, speciale creato da Astroberry per Apollo Federation che si chiama Entities che accetta una lista di rappresentazioni, queste rappresentazioni sono praticamente il tipo e la chiave del tipo quindi avremo type name e poi avremo, che è user e poi avremo uh, l'id, per esempio uno in questo caso E prende questa quest API qui. Questo campo qui ritorna una union. Quindi per questo motivo, quando provo a fare autocomplete mi dà solo type name. Uh, perché prende quando questa quest API potrebbe ritornare vari tipi in base a cosa passiamo. Um, quindi prende per uh, discriminare come fare, prende pattern matching sul tipo. Uh, abbiamo bisogno di usare questa sintassi che è punto, 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 On. E poi il tipo, quindi quando sappiamo che stiamo prendendo uno user, possiamo prendere l'id, in questo caso uno, oppure e possiamo prendere la lista degli articoli. Così. Questo è esattamente quello che sta succedendo um, qui. Quindi prende facciamo questa query e poi um, diciamo il router, quindi Apollo Federation, uh, crea un, un query plan dove cerca di ottimizzare e prendere i dati da, dai posti, um, diciamo. Uh, più consoni. Ok, spero sia tutto abbastanza chiaro. era un po', un po di concetti, un po' di, uh, di cose da, da vedere. però se avete domande, siete interessati a usare GraphQL, specialmente in Python, um, potete entrare su Discord oppure contattate su Github oppure sul, via email o su Twitter, comunque un po', uh, un po di contatti qui. Um, sono assolutamente felice di rispondere a tutte le domande. E appunto ci, boh, ci becchiamo online. Grazie.